Perché chiedere se per il caso Vuoi parlare? Scandisci meglio le parole. Ho una. Proietta, allora ripeto questo, che è qui che l'ho detto, vedi? Noi abbiamo un CRS geografico, questo qui. O è l'istroidico? No, no, non ci dà una proiezione 3D. Un CRS geografico si basa su uno sferoide, cioè su un ellissoide in generale, no? Che è una figura geometrica tridimensionale. Ma di suo, il sistema di riferimento, un sistema di riferimento geografico è bidimensionale. Perché quante sono le coordinate? Latitudine e longitudine. Due. Quindi due coordinate, sistema 2D. Però se devi difendere quello che è il CRS, Sì. Sul proiettare piano. Ma sono 2D, non perché sono sul piano. Sono 2D perché anch'essi hanno due coordinate, che non sono più latitudine e longitudine, ma sono est e nord, come x e y. Perché oramai il sistema di riferimento di questi proiettati è un normale sistema di riferimento cartesiano. X e Y. E se aggiungiamo? Se aggiungiamo un sistema verticale, diventano anch'essi 3D. Questo. Certo, qualsiasi sistema di riferimento è 2D o 3D a seconda del numero di coordinate, non della forma. Del, diciamo, alla quale si riferiscono. Quindi non perché, diciamo, si basa su un ellissoide, ma vabbè, quindi è tridimensionale, niente affatto. Dobbiamo solo guardare quante coordinate ha. Così come un sistema proiettato o cartografico si basa sul piano, cioè su una figura geometrica bidimensionale. Ma questo non vuol dire, se ha solo est e nord sarà bidimensionale il CRS, se ha anche la quota diventerà 3D. Quindi è il numero di coordinate che definisce se un sistema è 2D o 3D. Io però mi hanno dato Esatto, magari facciamo uno schema. Se è 3D, e dipende se è geografico o proiettato. Se è geografico, le tre coordinate saranno latitudine, longitudine e quota. Se è proiettato, saranno est, nord e quota. A volte XY, ma di solito li chiamano est e nord. Quindi diciamo adesso credo che sia chiaro perché l'ED50 è un 2D. Allora, qui eravamo andati a curiosare dentro la voce datum e abbiamo visto che il datum si chiama European Datum 1950. Abbiamo visto di che tipo è geodetico, cioè ellissoidale. Questa è la zona di latitudine
zona di validità, o almeno nella zona dove gli è riconosciuta ufficialmente validità, che sono queste zone in marrone, tra cui l'Italia. Origine. Che vuol dire origine? Il punto di emanazione. Vi ricordate dove l'ellissoide e il geoide si osculano, si baciano? Ed è a Potsdam, la Helmholtz Tower, dove Potsdam è in Germania, è quasi un quartiere di Berlino. Ed eccolo qua. Allora, questa che vedete qui è la Helmholtz Tower, che è un osservatorio, era la torre di un osservatorio astronomico a Potsdam, e questa è la sua localizzazione, vedete? Siamo in Germania, nella ex Germania Est. Questo è, diciamo, una specie di parco scientifico, diciamo, all'interno del quale si trova. Ecco, vedete? Qui, al centro della Helmert era un geodeta, credo dell'Ottocento, ma non ne sono sicuro, della data. E qui abbiamo il geoide e l'ellissoide che si osculano. Noi non li vediamo, vediamo solo la torre, però ci dobbiamo credere che in questo momento quelli si stanno osculando. E va bene. E questo, quando ci dice qua dove sta origin, vuol dire quel punto lì che vi ho fatto vedere. Quindi se praticamente era se questo è il geoide e questo magari è l'ellissoide, più regolare. In questo punto si osculano, che nel nostro caso è la Helmholtz Tower Potsdam. E dunque stavamo dicendo, ecco qua. Ellipsoid International 1924. Andiamo anche qui a guardarci dentro. Il nome l'abbiamo appena detto, poi c'è anch'esso un codice. Poi la forma, ellipsoide. Scusi, ma qui dice ellissoide, poi forma, ellissoide. Perché, diciamo, sono così scemi quelli che hanno fatto questo database? Potrebbe essere anche una sfera, la quale è a sua volta un caso particolare dell'ellissoide, no? Come il cerchio è un caso particolare dell'ellisse. Poi ci dice il semiasse maggiore, l'inverse flattening, cioè quanto si avvicina a una, più alto è questo numero, più si avvicina a una sfera. E poi prime meridian, il meridiano, origine, che come al solito è Greenwich. Anche i londinesi dicono Greenwich. E io sono abituato a dire Greenwich. Poi, coordinate system. Vi ricordate da cosa è composto? Vabbè, comunque, il sistema di coordinate è ellissoidale 2D. Coordinate system. Assi, latitudine e longitudine. Attenzione, l'ordine in cui sono elencati latitudine e longitudine fa parte del datum, perché volendo noi dobbiamo sapere questo primo numero che noi troviamo è la latitudine o la longitudine, noi lo dobbiamo sapere. Infatti, per questo diciamo è codificato in questo modo,
Questo è latitudine e longitudine. Non so francamente se ce ne siano longitudine e latitudine, però orientation north, quindi è orientato al nord e all'est, e OM, unità di misura gradi. Ecco, così abbiamo fatto un po', abbiamo, quindi, rivoltato come un calzino il sistema ID50. Allora andiamo adesso a vedere, vi ricordate, noi abbiamo visto la volta scorsa una mappa IGM. Andiamo, e si basava sulle D50, in particolare era l'ID50 UTM33. Allora andiamo a guardare l'ID50 UTM adesso. ED50 UTM, vabbè, qui ci sono già diciamo, i nomi giusti, però per esempio se io non mi ricordo, dice UTM33, vediamo se esce. Allora, CRS0. Perché purtroppo è un po' rigido nelle regole di scrittura. Quindi questo lo cancello, ci riprovo, e D50 spazio UTM, provo a fermarmi qui, invio. Non me li ricordo mai come bisogna scrivere questo. Però vediamo, è D50. Non mi dire che vuole pure la barra. Allora, sì, sono tutti scritti con la barra. È D50 spazio barra spazio UTM, poi mi fermo per non sbagliare. Però questo lo devo togliere. Allora, sì, si scriveva così. Io della barra non mi ricordavo proprio, anche perché in QGIS non c'è la barra. Quindi è di 50 spazio barra spazio UTM e sono usciti 11 CRS. Quindi, perché solo 11 e non 60? Perché la Terra ha 60 fusi, no? E quindi 60 zone UTM. No, se fosse un sistema adottato, ritenuto valido su tutto il mondo, ne troveremmo 60, ma siccome è ufficialmente adottato solo in Europa, abbiamo solo queste zone, e sono 28, eccetera, eccetera. Ecco qua, 33. Allora, clicchiamo. Vedete già il tipo è projected. Allora, abbiamo anche qui nome, codice, CRS type projected, quindi non più, come si chiama? Ellissoidale, extent Europe da 12 a 18 gradi, quindi 6 gradi. E andiamo a guardare. Allora, le zone dove è ufficialmente valido, la zona dove è ufficialmente valido è questa. Solo in Italia, paradossalmente, in piccole zone della Svezia. In Italia, come vedete, c'è Bari, e manca tutta l'Italia,
occidentale e il famoso pezzettino del Salento, diciamo più o meno da Campomarino a est. Poi abbiamo Coordinate System, attenzione, Cartesian 2D, sistema di coordinate, non è ellipsoidal 2D, ma è Cartesian 2D. Assi, Easting e Northing, chiamano così, invece di dire Est e Nord, dicono Easting e Northing, scritti in quest'ordine. E sono, vedete, orientation east and north. Quindi, come vedete, gli assi hanno chiaramente la radice è sempre east and north, però quando nominano gli assi in inglese li chiamano come assi, easting and northing, come punti cardinali invece east and north. OM, unità di misura, metri. Base CRS, dovrei dire Base CRS, però non mi viene. Base CRS e D50, cioè quello che abbiamo appena visto. Quello è utilizzato come CRS di base. È stato proiettato e abbiamo ottenuto le D50 UTM Zone 33M. Attenzione, è stato proiettato però solo su un fuso, cioè solo un fuso della Terra è stato proiettato. Dunque, orientation abbiamo detto, è di 50, l'abbiamo appena visto. Che cos'è? Conversion. Conversion sono sostanzialmente le formule di proiezione che hanno lo stesso nome in questo caso del sistema di riferimento. Anche qui extent e poi qui ci sono tutta una serie di. Ah, vedete, c'è il falso est, 500.000 metri, 500 chilometri. Longitude of natural origin. Che cos'è questo? È la longitudine dell'origine naturale. Cos'è l'origine naturale? Non è altro che il parallelo, scusate, il meridiano centrale, quello. Per quell'origine naturale. Però noi per non avere dati misure negative diciamo di est, abbiamo inserito questo hanno inserito questo falso est di 500 km. Scale factor lasciamo perdere, non è fondamentale. E, ok, allora voi dovete poi essere in grado di navigare questi sistemi su EPSG. Che è questo sito? EPSG.org. C'è anche il punto io che è un'interfaccia col punto org, però io non l'ho mai approfondito, sinceramente. Se sapete utilizzare questo, va benissimo. Allora, guardiamo adesso il sistema di riferimento della Regione Puglia. Che come tipologia è esattamente la stessa. In che senso la stessa? Che è un sistema proiettato, solo che invece dell'ellissoide internazionale è stato preso l'ellissoide chiamato VGS. Il CRS di base non è più l'ED50, ma il VGS, cioè quello che si utilizza per la navigazione satellitare. Però la policilindrica è sempre la stessa, è UTM. In particolare UTM33. Quindi andiamolo a guardare. Quindi, possiamo fare anche qui la ricerca testuale senza andare a PSG Dataset, anche qui al lato possiamo fare. Dunque, UTM
Tra l'altro qui il VGS84 mi sa che ve l'ho fatto vedere sull'EPSG, quindi non ci torno. Facciamo direttamente UTM, no, VGS84, VGS84, che è il CRS di base, spazio, barra, spazio, UTM. Zone, anzi no, facciamo UTM solo e vediamo cosa esce. Lì ne uscivano 11. Ho sbagliato a scriverlo, eppure. Ah, è rimasto attivo questo ED50. Ho di nuovo sbagliato qualcosa. L'altra ED50 era barra spazio, spazio barra spazio. C'è un UGS84. E ne escono quasi 7, no, 384. VGS 84, riproviamo. Anche questi, vedi, c'è spazio. Ah, VGS 84 vuole lo spazio. Gliel'ho messo. Sì, tra VGS 84. Ah, escono VGS 84 UTM zone. Allora, senza stare a impazzire, gli aggiungo VGS spazio 84 spazio barra spazio UTM zone. Boh, ci vorrà lo spazio qui, non mi ricordo, diciamo di sì. Ci voleva, per fortuna ci ho azzeccato, ci voleva lo spazio. E ne abbiamo due, VGS 84, UTM Zone 33N. Ah, volevo però farvi vedere. Quella pagina l'ho lasciata. Allora, vi ricordate di ED50 ce ne uscivano solo 11. Se io digito qui VGS 84 barra UTM zone, ne escono 126. Perché? Perché il VGS 84 è utilizzato in tutto il mondo. E quindi ci sono tutte le zone del mondo qui presentate. Comunque, torniamo a quelle che ci riguardano più da vicino, in particolare alla 33N. Qui abbiamo nome, codice, CRS Type Projected, Extent. Vedete? World North Hemisphere. Quindi questo qui, ricordatevi che questo non è il VGS 84, il VGS 84 proiettato per quanto riguarda il fuso 33 nord. Quindi la zona di validità è questa, che arriva dal
Credo che questo sia l'85esimo parallelo, questo però poi lo guardiamo, non mi ricordo se è da 0 o dall'85esimo, 85 gradi. Comunque parte dall'estremo nord e arriva all'equatore. In tutto questo, diciamo, come estensione in Italia è uguale all'ET50 UTM33, perché l'UTM33, il fuso UTM33 è quello. Al di là del sistema diciamo, del tipo di proiezione. Quindi, questa è la sua estensione. Coordinate system, anche questo, Cartesian 2D. Gli assi, Easting and Northing, Orientation, East and North, unità di misura, metri. Base, CRS, CRS di base, VGS 84, che noi già abbiamo guardato. Vi ricordate che questo è quello che è il sistema di riferimento, si chiamava VGS 84, il datum VGS 84, l'ellissoide VGS 84, cioè avevano tutti lo stesso nome. E quindi quello non lo guardiamo, guardiamo però conversion UTM zone 33N, cioè le formule di conversione di proiezione tra ellissoide e cilindro sono le stesse. Quindi sono le stesse formule, però partendo da un datum differente. Quindi noi abbiamo l'ellissoide. No, stai attento, non ricordo confuso. La web Mercator, no? O la spherical Mercator, che utilizza come riferimento l'ellissoide, come sferoide utilizza l'ellissoide, in particolare il VGS 84. Però, per risparmiare fatica, quando deve proiettare l'ellissoide sul cilindro, che tra l'altro lì è il cilindro verticale perché è una proiezione diretta, di Mercatore diretta, invece di utilizzare le formule ellissoide-cilindro, utilizza le formule che si potrebbero utilizzare dalla sfera al cilindro, perché sono formule più semplici. Non perché non lo sa fare, ma per risparmiare risorse, tempo, eccetera. Quindi è in quel caso che si utilizzano le formule sferiche. Allora, quindi, dicevamo, volevo. Allora, paragoniamo i due sistemi. Abbiamo visto prima l'ED50, in cui questo è l'ellissoide. Internazionale 24, ellissoide internazionale 24, cioè 1924. Questo qui viene proiettato col metodo di conversione che si chiama UTM zone 33N. Che poi non ci confondiamo perché anche qui abbiamo dei sinonimi. UTM zone 33N abbiamo appena visto che è la zona, cioè il fuso, no? Però ci sono, con questo stesso nome vengono indicate anche le formule.
che qui non abbiamo, cioè non riporta le formule, ma per noi sarebbero anche inutili. Però sappiamo che il metodo, cioè le formule, si chiamano esattamente così. Quindi qui mettiamo. Queste sono le formule di proiezione. E qui abbiamo la carta nel sistema di riferimento. Sistema di riferimento. Mentre qui il CRS era ED50. Sì? L'acronimo UTM? In che senso? Allora, purtroppo UTM vuol dire diverse cose. Come acronimo vuol dire universale trasversa di Mercatore, che è la trasversa di Mercatore, però con l'aggiunta di universale, nel senso che è una policilindrica. E abbiamo detto in cui il cilindro orizzontale viene fatto ruotare attorno all'ellissoide, in maniera da farlo aderire a ogni fuso. Cioè, si stabilisce, hanno stabilito che i fusi sono di 6 gradi di ampiezza e quindi si ripete questa operazione per, credo, ma non mi fate dire fesserie, 360 diviso per 6, 60 volte. Si ripete questa operazione per 60 volte e così si può cartografare a spicchi tutta la Terra. Giusto per mettiamo, questi sono i fusi e questo tirachiama. Ah, voi vedete tutto, sì. Quindi questi sono i fusi. Vabbè, in questo caso sono più di 6 gradi, però il principio è questo. Di ognuno di questi fusi si fa la proiezione sul piano cartografico, anzi sul cilindro, e poi il cilindro viene sviluppato sul piano cartografico. Bene? Quindi quando si dice UTM in generale, è questo sistema di proiezione policilindrico. Che utilizza la proiezione trasversa di Mercatore. Altri sistemi policilindrici possono usare tranquillamente altre formule di proiezione. L'altro sistema che abbiamo guardato oggi, invece, è quello della Regione Puglia, che è il VGS 84 UTM Zone 33N. Quindi prendiamo, ci copiamo l'ellissoide.
Se lo stai copiando, i due ellissoidi sono uguali, avete ragione. Allora lo modifico un po' arbitrariamente. Dai. Ecco, abbiamo un ellissoide un po' diverso. E questo qui, come CRS, è il. UDS84. Questo qui poi a sua volta viene proiettato, no? E come viene proiettato? Esattamente con le stesse formule. Le formule sono, come nome complessivo nel catalogo PSG, si chiamano UTM Zone 33M. E abbiamo anche qui. Un nuovo sistema di riferimento che questa volta è il CRS, che ma io qui ho sbagliato. Qui dovevo scrivere ED50, scusate. Oh, nessuno se ne è accorto. Io stavo per dire, vedete, invece di... Meno male che me ne vado in pensione. CRS. ED 50 UTM Zone 33M. Questo invece è il VGS 84 UTM Zone 33M. Quindi quello che cambia qui è diciamo, in questi due sistemi è il CRS di base. E qui è l'ED50 e qui è il VGS84. Ma le formule di proiezione, vedete, sono le stesse. Il primo. Diciamo, era soprattutto utilizzato in Europa, dopo la seconda guerra mondiale è stato, diciamo, caldeggiato dall'America, ED50, e però adesso, diciamo, si utilizza il VGS84 per i vari flussi, nel nostro caso il 33N, per l'Italia occidentale il 32. E per lo stino, diciamo il 34. Va bene. Allora, spero che vi siano chiari questi processi. Se ci sono domande su qualsiasi cosa, anche domande che dice, ma forse è una domanda scema, faccio, non vi preoccupate. Quindi, se avete dei dubbi, avete bisogno di qualcosa, parlate, diciamo, si dice, parlate adesso o tacete per sempre. Va bene? Arguisco che non ci sono dubbi. Dunque, ora, se volete, facciamo la pausa adesso. Voi andate via alle 13. Vabbè, facciamo pausa ora. Non Come dici? Sì, no, quello che dice lui, una volta che siamo sul piano cartografico, se ho capito bene, noi ci troviamo davanti a questi due sistemi di riferimento, per esempio, nel nostro caso. Uno è l'ED50 UTM Zone 33N. E l'altro è VGS84 UTM Zone 33.
Quindi fra i due è cambiato soltanto il CRS di base, perché per il resto le formule di proiezione sono le stesse. E chiaramente però, applicando le stesse formule a degli, a, come dire, a un input diverso, cioè la formula, che devo dire, la formula del teorema di Pitagora è sempre quella, però se io applico una coppia, la applico una volta a una coppia di cateti e una volta a un'altra coppia, otterrò risultati diversi, giusto per dire, no? Quindi così noi avremo che nelle D50, in questo D50 avremo delle coordinate per lo stesso punto, cioè se io voglio, non so, la cupola di San Pietro, qui avrà delle coordinate e qui avrà delle altre coordinate che saranno poche decine di metri di differenza. Dico decine di metri, potrebbero essere anche centimetri, non lo sappiamo. Senti, perché sia stata scelta? Di sicuro, adesso la grande diffusione del VGS 84 è dovuta al fatto che a suo tempo è stato scelto da chi ha cominciato a mettere a punto la navigazione satellitare e quindi ha avuto una diffusione enorme nel mondo ed è assolutamente come sistema ellissoidico è assolutamente il più utilizzato, quindi anche come sistema di riferimento di base, no? CRS di base è il più utilizzato. Allora, vediamo un po' adesso di, come giustamente mi diceva il vostro collega qui, di mettere un po' di ricapitolare, di mettere un po' di ordine fra tutti questi concetti. Adesso, allora, nella descrizione della playlist metterò anche il link alle slide. Il link per avere il file delle slide completo. Sì. E allora, che dice qui? Vabbè, poi vediamo. Dunque, tabella con elenco dei sistemi di riferimento, più che altro diciamo dei tipi di sistemi di riferimento. Allora, partiamo da questi dai primi che abbiamo visto, Geographical 2D, latitudine e longitudine, e Geographical 3D, che dice qui, latitudine, longitudine, altezza, con diciamo, rispetto all'ellissoide. Questo non è detto che sia sempre così, può essere o rispetto all'ellissoide o anche rispetto al geoide. Però, diciamo, la cosa fondamentale è geografici, che sono tutti e due geografici, 2D e 3D. È il discorso che facevamo qui. Abbiamo già visto, come geografico 2D, abbiamo visto le D50 e il VGS 84. Geocentrici. Allora, geocentrici non ne abbiamo parlato perché nell'uso pratico noi non li utilizziamo, quelli che ci capita di utilizzare non sono geocentrici, però visto che stanno nella diapositiva ve lo faccio vedere. Allora, un sistema geocentrico, attenzione, non è basato sull'ellissoide. Non fate caso al fatto che qui è disegnato un ellissoide. Concentratevi sulla terna d'assi. Quello che cos'è? È uno spazio cartesiano, uno spazio 3D cartesiano, no? E come è collocato questo sistema d'assi? Abbiamo
l'origine nel centro di massa della Terra e i tre assi distribuiti come vedete, cioè il piano XY e il piano equatoriale. Presumibilmente un sistema siffatto avrà l'asse X, qui diciamo la sua intersezione con l'ellissoide, coincide con la Terra, coinciderà presumibilmente col meridiano di Greenwich. Anche se qui, sì, questo qui è il meridiano di Greenwich, si vede, almeno io riesco a vederlo, voi con questa luce. Infatti qui dice zero of longitude. Questo sarà? Stai tranquillo, c'è una cosa di 2 minuti. Dunque, vi invito a non fare domande oziose. Nel senso, se una cosa io vi dico, cioè non vi sto dicendo che cosa ho mangiato stamattina, vi sto dicendo una cosa diciamo, che riguarda la materia. Quindi è sottinteso che fa parte dell'esame. Se no, vi dirò, vabbè, ma questo ve lo dico. Giusto tanto per così per arricchire, però non ve lo chiedo all'esame, quindi tranquilli su questo. Quindi questo sistema ha fondamentalmente come coordinate cartesiane. Quindi quando noi, per esempio, di questo punto P sulla Terra che sta praticamente la costa russa siberiana sull'Oceano Pacifico. Di questo punto avremo come coordinate fondamentali x, y e z, che sono coordinate cartesiane. Cioè, se noi dessimo queste coordinate, per noi non significherebbero niente, sarebbe molto faticoso arrivare per noi mentre se diciamo latitudine, che ne so, 85 gradi est, scusate, longitudine 85 gradi est, sappiamo che siamo verso est più o meno a questa altezza, no? Più o meno qui, su questa longitudine. Però, se diamo una x, una y, non ci capiremo niente. Però esistono questi sistemi e, quindi la x, che cos'è? È la coordinata letta lungo l'asse x. La y è la coordinata letta lungo l'asse x e la z non è la quota, ma è la distanza del punto dal piano equatoriale. Però questi sistemi, diciamo, ammettono anche l'aggiunta a tutto questo, a questo armamentario, l'aggiunta anche di un ellissoide. E quindi questi sistemi geocentrici possono avere coordinate sia cartesiane sia geografiche. Mentre un sistema geografico, quelli che già conosciamo, ammette solo coordinate geografiche. Innanzitutto cartesiane, ma anche nel caso che a questo sistema cartesiano si associ un ellissoide, potremo avere anche delle coordinate geografiche. Allora, qui in inglese dice un ellissoide con una griglia di latitudine e longitudine. E le coordinate cartesiane 3D associate, cioè gli assi cartesiani con le coordinate 3D. Questo esempio mette l'origine al geocenter, cioè il centro di massa della Terra, il baricentro, ma questo non è sempre il caso, cioè non è detto che sia sempre il baricentro. Potrebbe essere, che so, il centro dell'ellissoide. O un'altra collocazione. Questo sistema permette che la posizione del punto P sia stabilita sia come latitudine e longitudine,
e altezza sull'ellissoide, o anche come coordinate cartesiane x, y e z. Ma i due tipi di coordinate danno la stessa informazione. Cioè noi possiamo avere la posizione esatta di quel punto espressa o in coordinate cartesiane o geografiche. Questi sono i sistemi geocentrici. Qui c'è un'altra immagine, vedete, colori. E vabbè, tutto qui. Vedete qui? An ellipsoid is optional. Quindi questi questi sono sempre i geocentrici, i sistemi di coordinate geocentrici. I geocentrici sono necessariamente 3D, perché è sempre una terna di assi cartesiani. Però l'associazione di un ellissoide è facoltativa. Infatti, vedete, un ellissoide è opzionale. Può essere utilizzato per descrivere la curvatura della Terra e quindi abilitare, diciamo, permettere l'uso delle coordinate geografiche che, aggiungo io, sono per noi più comode e familiari. Quindi, tornando a questa, abbiamo quindi geografici. Quindi qui sono geografici 2D e 3D, poi i geocentrici, quelli che abbiamo appena visto, che sono Earth-centered, Earth-fixed Cartesian. Quindi sono centrati su un punto della Terra, che può essere spesso il baricentro, ma non sempre. E sono fissati appunto a questo punto. Poi ci sono i sistemi verticali, che riguardano le quote, quindi elevazione o profondità with respect to the geoid, quindi con rispetto al geoide. Però anche qui, diciamo, oggi ci sono i verticali che si basano sull'ellissoide. Poi, projected, ovviamente un sistema projected è 2D. Quindi mappatura di un ellissoide su un piano. Optional. Quindi, se questo sistema geocentrico è un sistema geocentrico senza associazione di un ellissoide, avremo solo le cartesiane. Se invece è un sistema geocentrico cui è stato associato anche un ellissoide, allora avremo i dati sia in coordinate cartesiane 3D
sia in coordinate ellissoidiche, che però questa volta saranno 3D, che tutti i sistemi geocentrici ci danno anche la quota del punto. Non, attenzione però, ripeto, la quota non coincide con la coordinata Z, perché la coordinata Z è solo la distanza dal piano equatoriale. Come dire, sì, è una quota se vogliamo, ma è la quota sul piano equatoriale. Quindi noi adesso, faccio male, la butto lì, saremo a quota, che vi devo dire? Quota 4.000 metri in questo momento ci troveremo sul piano equatoriale, mentre la nostra quota sul livello del mare in questo punto qui sarà di 10 metri, di 5 metri. No? Questo è l'inizio, ho detto che qui gli organici non sono sempre tentati che vanno nel sole. I sistemi di zinga sono letteralmente un po' aperti. Allora, siamo dal no, è il sistema geocentrico, la proiezione del punto P è fatta sul, cioè più che una proiezione, le coordinate del punto P sono fatte rispetto a questo sistema XYZ, punto. Questo vale per tutti i sistemi geocentrici. Alcuni di questi, infatti, dice qua, vedi, an ellipsoid is optional. Qui stesso dice, qui non dice che è opzionale, non lo dice espressamente, però dove c'è anche un ellissoide, le coordinate di questo punto P possono essere convertite in coordinate ellissoidiche, quindi latitudine e longitudine. E a quel punto però la terza coordinata, vedete, non è più la Z, ma è la H. Quindi che sarà la quota rispetto all'ellissoide o al geoide. Okay. Quindi abbiamo detto geografici o ellissoidici, geocentrici, cioè quelli basati sulla terna di assi cartesiani con eventuale ellissoide, verticali, che questi sono, a quante dimensioni ha un sistema di orientamento verticale? Una, bravo Ventura, vedi. Una sola. Poi i proiettati 2D, quindi mapping of an ellipsoid onto a plane, quindi mappatura di un ellissoide su un piano. Engineering, sistemi ingegneristici, vedete, local flat earth. Questi sono i sistemi, diciamo, che si usano quando non si ha a che fare, quando non si vuole georeferenziare un punto. Se io voglio fare il rilievo di un giardino, non per metterlo nella mappa della città, della Puglia, eccetera, ma voglio fare il rilievo del giardino per sapere che ne so, perché devo fare il progetto dei vialetti del giardino, eccetera, non ho bisogno, necessariamente di collocare il tutto in un sistema di riferimento, non so, globale, eccetera. Allora, magari faccio il mio rilievo e faccio finta che la Terra sia piatta. Ma perché è un'approssimazione legittima, cioè se io mi muovo dentro 1 o 2 chilometri quadrati, posso tranquillamente considerare quella superficie come un piano, no? Perché la differenza tra l'arco della curvatura, l'arco dell'ellissoide con la sua corda è pressoché nulla, non è nemmeno di un millimetro, sarà sotto il millimetro.
E quindi diciamo questi a noi non interessano. E poi compound, compositing, combinazione di un qualsiasi 2D, diciamo above vuol dire degli 2D precedenti, più un verticale. Quindi se io ho un geografico 2D, ho un proiettato 2D e voglio avere anche la quota, aggiungo un sistema verticale e ottengo un sistema composito, che poi di fatto è anche un sistema 3D, perché quante coordinate ha? Tre, che possono essere latitudine, longitudine e quota, oppure easting, northing e quota. Ok? Quindi queste sono le famiglie di sistemi di riferimento. È abbastanza chiara questa, diciamo, questa ricapitolazione? Sareste in grado di fare anche voi, magari adesso magari no, però quando vi riguardate l'argomento, provate a scarabocchiare qualcosa. Quindi, come vedete, non mi sono vergognato io di scarabocchiare, potete farlo anche voi. Compound vuol dire composito. Allora, questo l'abbiamo fatto. Allora, stavo dicendo, ho saltato la registrazione. Qui abbiamo QGIS, qui in basso a destra abbiamo il sistema di riferimento che decidiamo per il progetto. Si può andare direttamente da qui senza andare al menu. In questo momento era l'ED50, però quasi quasi mettiamo il VGS84. Ok. Abbiamo qui, ah ecco, vedi qui l'avevo scritto, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Quindi qui QGIS fa una sorta di controsenso perché lui ci dice che questo sistema è il 4326, vale a dire il VGS84. Però ce lo fa vedere su un piano. Quindi questo che noi stiamo guardando, i nostri occhi in questo momento, non vedono il VGS84, vedono un sistema proiettato, vedono la Terra proiettata sul piano, quindi non può essere né il VGS84 né nessun altro sistema ellissoidico. Quindi purtroppo io ci ho provato, ma non sono mai riuscito a scoprire che proiezione usa in queste
in queste, diciamo, per farcelo vedere sul piano. Quindi quale sistema usa, io non sono in grado di dirvelo, però diciamo che tutti noi adesso siamo in grado di vedere che tipo di proiezione ha utilizzato, cioè che famiglia di proiezione appartiene questa proiezione ignota. Per capirlo meglio, dobbiamo guardare la forma dei meridiani e paralleli. Intanto sono quadrati, giusto? Quindi che famiglia più o meno? Eh? È una proiezione cartografica, ma che stanno le ragazze, non posso, diciamo. Cioè, comunque volevo dire grazie. Se è 2D, se sta sullo schermo è tridimensionale. La È proiezione. chiaro che è una proiezione cartografica. No, Ma che famiglia di proiezione cartografica? Non è trasversa. È diretta perché l'abbiamo visto nelle scorse diapositive. Abbiamo visto che queste le proiezioni, sono le proiezioni dirette, quelle col cilindro verticale che danno luogo a queste. Che danno luogo a queste maglie, diciamo a queste griglie rettangolari o quadrate. Quindi dove i paralleli sono paralleli tra loro e i meridiani pure sono paralleli tra loro. Dipende dalla singola proiezione. Diciamo che anche il quadrato è un caso particolare del rettangolo. Quindi potremmo dire a maglia rettangolare. Se poi i lati del rettangolo sono uguali, ricadiamo nel quadrato. Ma la sostanza è che la maglia è quadrata. Quindi quando vediamo un tipo di maglia di questo tipo, ecco per esempio questa qui, sempre una cilindrica diretta, in particolare questa è la proiezione di Mercatore, una delle tra le cilindriche dirette è quella più utilizzata. Quella trasversa è fatta, la vediamo così, per semplicità la ingrandisco e vediamo che qui di linee diritte abbiamo equatore e prime meridian. Sono le uniche linee diritte che abbiamo. Per il resto vediamo i meridiani così a spicchi, come dire, spicchi che vanno crescendo man mano che si va, che si allontana da Greenwich, e i paralleli invece che hanno quest'altra forma. Però diciamo le cilindriche, mentre queste, soprattutto se si guardano parti diciamo più ristrette, queste confondono un po'. Quelle che invece sono riconoscibilissime sono proprio le cilindriche dirette, perché sono le uniche a maglia rettangolare. No, ti sei ricordato male. Vabbè, comunque. Questa qui è sicuramente una cilindrica diretta. Dato che queste linee gialle sono paralleli e meridiani, il reticolato geografico. Quindi, essendo quadrate, non è la cilindrica diretta di Mercatore, perché in quella di Mercatore, che abbiamo
visto poco fa. Quella di Mercatore, vedete, ha questo tipo di distorsione, per cui man mano che ci si allontana dall'equatore diventano sempre più rettangolari e c'è una forte distorsione nord-sud, cioè le distanze, perché proprio perché se voi mettete il cilindro, avvolgete la Terra con un cilindro, succede questa. Invece quella di QGIS somiglia molto a questa qui a maglie che sono tutte quadrate, vedete? Potrebbe essere una equirettangolare. Però diciamo l'importante è che voi sappiate, che voi guardando possiate dire questa è una cilindrica diretta, quindi mo, non so proprio quale, però è una cilindrica diretta e sono facilissime da individuare, va bene? Proprio per queste maglie rettangolari. Qual è quella oggi? Non esiste una standard. Esistono alcuni sistemi di riferimento più utilizzati degli altri. Allora, anche questa pure è una cosa che vi ho detto, ma è normale che adesso non la colleghi. Mi chiedevano perché si sceglie una mappa piuttosto che un'altra, cioè perché questa dove la Groenlandia è schiacciata e non questa dove la Groenlandia è, diciamo, è slim, no? Diciamo. Si scelgono in base a qual è la zona di maggiore interesse. Cioè io per esempio tutte le cilindriche dirette, se a me interessa, a me diciamo al geografo, al cartografo che deve pubblicare una mappa, se per esempio uno sta facendo un clima o uno studio sul clima dell'equatore e vuole una mappa dove si vede l'equatore di tutta la zona equatoriale in tutto il mondo, allora, che fa? Il cilindro verticale avvolge la Terra all'equatore in maniera molto fedele nella zona equatoriale. E quindi in questo caso utilizzerà una cilindrica diretta. Se invece gli interessa una certa zona nord-sud, per esempio la zona, mettiamo grosso modo, dell'Europa, tutta questa zona qui in verticale, il resto non gli interessa tanto, allora sceglierà una cilindrica trasversa con il cilindro che avvolge l'ellissoide più o meno, che so, sul meridiano di Greenwich o sul meridiano di Berlino, capito? Quindi non c'è un criterio, il criterio universale è di cercare di avere la zona che ti interessa di più con la maggiore precisione possibile. Perché, come diceva quella diapositiva, tutte le mappe del mondo sono sbagliate. Però alcune sono sbagliate, che ti devo dire, ai poli, altre sono sbagliate all'equatore. E quindi si sceglie quella della zona che va bene per la zona che ti interessa. Come dire, quando vai al negozio, tu hai bisogno di coprirti le gambe, ti comprerai un paio di pantaloni. Se hai bisogno di coprirti il busto, ti comprerai una camicia, no? E così si scelgono le mappe. Però, grazie al cielo, non siamo noi a sceglierle, ma le troviamo, e cioè più che le mappe, i sistemi di riferimento. Ci troviamo noi dei dati con i sistemi di riferimento già scelti, noi dobbiamo solo saperli interpretare. Poi vediamo, tornando a QGIS. Allora, questo è il mondo rappresentato, ci dice QGIS nel 4326, che è bugia, è il mondo rappresentato probabilmente con una equirettangolare. Proviamo a vedere
a scegliere un altro sistema di riferimento. Quindi clicco qui e me li vado a cercare. Prima abbiamo visto nelle PSG come scrivevano, scegliamo quello adottato dalla regione Puglia, no? Che è il VGS 84 spazio barra spazio UTM LON UTM spazio. Mi sa che lo spazio dovrebbe anche però lo fatto. Sì, hai ragione. Ecco qua. Grazie al suggerimento di Angelo, poi Trinchera, abbiamo tutto questo bel assortimento di zone. Allora, scegliamoci senza che restiamo a guardare così impazziti, a spaccarci gli occhi, gli aggiungiamo qui zone 33 e abbiamo anche qui nord e sud. Quindi, ecco qua. Doppio clic, anzi, anche singolo clic e ok. Eccolo qua, un po' confusa. Andiamo a guardare l'Italia, avviciniamoci alla Puglia. Come vedete, non è vista così, non è male. Ecco, la riconosciamo adesso. Ora. Già che stiamo parlando di questo modo in cui WGIS ci proietta, diciamo, le mappe, vorrei chiarire una cosa. Quando noi ci serviamo di una mappa, ecco, per esempio, qui ho il layer. Sapete cosa sono i layer? Avete fatto AutoCAD? Allora, è esattamente la stessa cosa. Layer in inglese vuol dire strato. E il principio è quello che quando, diciamo, decenni fa, che era, sembra oramai un secolo fa, in effetti era il secolo scorso, si utilizzavano per fare lezione le lavagne luminose e si mettevano i lucidi, diciamo, di cellophane, di plastica trasparente sopra. Il principio è quello, sovrapporre delle tematiche, no? Allora, su questo layer io ho i paralleli, solo che questo giallino voi sicuramente non lo vedete. Allora, se io clicco qui col tasto destro, non, no, adesso non sono più rettangolari perché io lo sto proiettando. Come? Perché c'è una curvatura. Infatti, più mi allontano, più si vede la curvatura, solo che poi si vedono un po' di porcherie quando, perché c'è confusione. Quindi, comunque, già così si vede. Che stavo dicendo? Allora, se io, questo è l'elenco dei layer, sta qui in QGIS. Qui, se clicco col tasto destro, vado a proprietà e ho tutte le proprietà di questo layer. In particolare, se vado a informazioni, mi dà appunto queste informazioni, che sono nome del layer, percorso, cioè dove si trova sul disco rigido, perché questo layer che voi vedete non sta dentro questo file di QGIS. Un file di QGIS occupa pochi byte sul disco rigido.
No, per allora, questo è un file di QGIS che ha estensione QVZ. Sapete cos'è l'estensione nel nome del file? Quella che viene alla destra. Ah, sono i 13. Vabbè. In qualsiasi nome di file Windows, c'è per esempio. Ah, vabbè, voi qui non riuscite a vedere. Per esempio, i file di Word hanno estensione docx. Punto, punto docx. Quello che sta dopo il punto si chiama estensione. Quelli di Excel, punto xlsx, eccetera. Quelli di Windows hanno estensione QGZ. Vabbè, però voi avete i mezzi. E niente, poi ci mettiamo d'accordo col professor Ricci. Continuiamo. Diciamo. Sì, hai ragione, ciao, arrivederci.